Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un altro video. Questo è un video della serie Prodotti Top del 2015 e sarà dedicato ai prodotti top 2015 per quanto riguarda il make-up del viso. Diciamocelo, il trucco del viso negli anni è diventato sempre più importante. All'inizio sì, ok, le donne di un tempo indossavano il fondotinta, la cipria, un po' di correttore, ma non c'era un'attenzione così maniacale per quanto riguarda il make-up del viso come c'è negli ultimi anni. Sarà un po' perché le star, le web star, Instagram, cioè praticamente abbiamo avuto un bombardamento dai vari social che hanno stimolato il mondo femminile e anche quello maschile, per chi appunto utilizza il trucco del viso, ad interessarsene e a sperimentare sempre nuovi prodotti. E ovviamente io, avendo poca personalità, no, sto scherzando, anche io mi sono, diciamo, affacciata al mondo del make-up viso. Sempre con più curiosità. E in questo video, appunto, vi faccio vedere quelle che sono state le mie scoperte del 2015 e che poi sono diventati i prodotti top per questo periodo. E preparatevi perché tra i prodotti top di questo periodo, cioè del 2015, ce n'è uno che mi ha lasciato veramente di sasso. E voi lo sapete, io non amo acquistare make-up extra lusso, cioè io credo che il prodotto sia valido se la performance legata al prodotto sia buona. Se un prodotto costa 50.000 euro, ma fa schifo comunque, anche se sopra c'è il logo di non so che, di Pinco Pallino. Ok, bando alle ciance e cominciamo immediatamente con il fondotinta. Non vi faccio vedere le basi viso perché nell'ultimo periodo sto usando il Nivea Men, il dopobarba. Sto usando quello, per cui ok. E vi faccio vedere i fondotinta che mi hanno piaciuto. Benissimo, Laura. Forse per questo 2016 va bene anche un corso di italiano, di grammatica italiana. Ok, inizio subito con i fondotinta e dovrei avere un top, cioè top fondotinta, il fondotinta, ma io non ce l'ho fatta, cioè non ce l'ho fatta veramente perché questi fondotinta che vi faccio vedere sono veramente top nella loro specificità. E mi sono piaciuti così tanto che non posso non metterli. Quindi nella categoria fondotinta top ci sono un sacco di top. Ecco qua. Ok. Allora, iniziamo con il MAC Pro Longwear Foundation. Questo fondotinta mi piace un casino. Si può dire un casino? Mi piace tantissimo. Ha un'ottima coprenza. È quello che sto indossando in questo momento. Ha un'ottima coprenza. Si stende facilmente, lo potete stendere sia col pennello che con le mani. Dura tantissimo. Se avete una pelle grassa o mista, dura moltissimo se incipriato bene. Non ossida, non è troppo giallo. Questo colore, il colore mio è NV18. Non è troppo, diciamo, non vi ingrigisce o vi giallisce troppo l'incarnato. Ha un basso fattore di protezione per cui può essere utilizzato in fotografia e in video tranquillamente. Ottimo. E io odio i fondotinti, i fondotinta MAC, non mi piacciono, però questo mi piace tantissimo. Tant'è che mi ero lasciata anche tentare dal Matchmaster. Che ho comprato e però non mi piace, aiuto, non mi piace così tanto perché anche se è leggero come questo ha una buona coprenza, però comunque dopo qualche ora tende a essere un po' più pesante rispetto a questo che invece praticamente quasi non lo sentite. Un altro fondotinta che mi è piaciuto un sacco e che me l'avete visto utilizzare soprattutto nel periodo estivo è stato il L'Oreal Infallible 24 ore matte.
dire, un fondotinta che praticamente dura, cioè diventa una crosta sul viso, no, una crosta, cioè aderisce benissimo sulla pelle e dura un'infinità di ore, non si lucida neanche se fate la maratona di New York. Ottimo, 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 super top. Un altro fondotinta che mi piace perché è leggerissimo, stupendo, è il Liquid Skin Second Skin Foundation di Kiko. Questo c'ha la pompettina, è molto molto liquido, per cui vi consiglio di stenderlo con un pennello perché con le mani tende un po' a lasciare le chiazze. Anzi, vi consiglio di fare così: praticamente metterlo sul pennello, stenderlo col pennello, aspettare una decina di minuti che si asciuga, poi metterne un po' sulle mani e andare a tamponare, oppure su una beauty blender, andare a tamponare in modo tale che il prodotto risulti bello omogeneo. Non sto tanto utilizzando questo fondotinta perché mi sono resa conto che forse la tonalità che avevo scelto è un po' chiara, però lo utilizzerò sicuramente più in là quando a Salerno se ne andrà via l'estate, perché qui è stata estate fino a oggi pomeriggio, poi la temperatura si è abbassata. E quindi, volenti o nolente, uscendo con questo sole, che è stato fino adesso, la pelle comunque non si è sbiancata come durante quegli inverni terribili, con temperature e tempo da cani. Questo fondotinta è ottimo. Ultimo fondotinta, che in realtà non è neanche un fondotinta, è una specie di BB cream o comunque crema colorata, è il Natural Skin Effetto Seta di Wycon. E questo è proprio un... diciamo uno di quei prodotti da utilizzare tutti i giorni perché è veramente pratico, molto leggero sul viso, è anche un po' idratante se avete la pelle secca, ma non vi unge se avete la pelle grassa e mi piace veramente tanto. Ha un'ottima coprenza per essere una... qua dice fondotinta fluido, no, è un fondotinta, però diciamo che la consistenza è quella proprio di una crema colorata, delle vecchie creme colorate, quindi molto corposa, e però sul viso veramente è molto molto leggero, mi piace tantissimo e quindi questi sono sicuramente i fondotinta top per il 2015. Continuiamo con i correttori e per quanto riguarda quindi il top, cioè il correttore che ho utilizzato in continuazione, e mi meraviglio che non sia ancora finito, forse è finito e io non lo so, chi lo sa, è il Radiant Creamy Concealer di NARS. Quello che utilizzo io è nella colorazione Ginger ed è un correttore fantastico, mi piace veramente tanto, è molto morbido, non segna il contorno occhi, è facile da sfumare, si asciuga, anche se questa non è una tonalità molto chiara, comunque non è così scura da incupire il contorno occhi, ottimo. Altro correttore che mi è piaciuto un sacco, si vede, cioè aveva la punta e ora non ce l'ha più, infatti non so quanto prodotto sia rimasto dentro, perché lo sto mangiando, è il Glowing Concealer correttore levigante di Wycon. La tonalità è la 03 beige. Questo correttore mi piace tantissimo perché ha un effetto defaticante immediato. Quindi voi lo stendete e il contorno occhi diventa luminoso, però non ha quella colorazione che lo ingrigisce, ma lo rende disteso, luminoso, defaticato, ottimo. Io spero che Wycon metta questo prodotto nella collezione permanente perché questa era di una collezione. E sì, top, top, top per quanto riguarda i correttori di quegli effetto defaticante. E ultimo correttore, top. Soprattutto se dovete lavorare e volete un correttore che vi assicuri una lunga durata, quindi questo rientra nei top correttori a lunga durata, è il Pro Longwear Concealer di MAC.
Ottimo. L'unica pecca di questo prodotto è l'odore che fa schifo e il fatto che abbia la pompetta e che cosa, cioè, voi vedete il correttore è quasi finito, però la pompetta non arriva fino in fondo, per cui sarò costretta a romperlo. Poi voi ne volete un po' perché di questo correttore ne serve veramente una puntina. E ne esce una quintalata e voi non sapete, quindi vi correggete voi, correggete il cane, correggete il gatto, il marito, tutti correggete, una correzione totale. È veramente ottimo e dura, dura veramente tantissimo. Per cui questi sì, sono i correttori top, top idratazione del contorno occhi, top defaticante, top a lunga durata. Arriviamo sezione terre e illuminanti e la terra top che proprio cioè che mi è piaciuta tantissimo è questo prodotto di Wycon, la BB Powder, e vi faccio vedere, cioè è testimonianza che mi sia piaciuto perché cosa c'è? Un bel buchetto. Veramente mi è piaciuta tantissimo perché anche se non è proprio una terra da contouring, perché appunto è leggermente calda, dona allo zigomo diciamo, questa sfumatura molto piacevole, perché poi non è super pigmentato, per cui potete modularlo facilmente. Dona questa leggera sfumatura che rende appunto il contouring molto naturale rispetto ad un prodotto molto pigmentato o molto scuro e vi aiuta anche a diciamo a calcare un po' il contouring se utilizzate prima una terra ancora più leggera, ancora diciamo con questo effetto vedo non vedo. E io l'abbino sempre con un altro prodotto che mi piace tantissimo. Questo prodotto è top anche per la confezione perché mi piace un sacco ed è una confezione di quelle facilissime da portare, leggerissimo, compatto, cioè ottima. Ed è questa terra di Kiko della collezione, non mi ricordo, quella un po' art déco. È la Perfecting Bronzer 01 Light to Medium, appunto, bronzer, quella che aveva il cerchietto colorato. Non so se si vede, ma praticamente il sole disegnato è quasi andato via e mi piace tantissimo abbinare questi prodotti insieme. Secondo me questi prodotti messi insieme appunto vi danno la possibilità di fare il contouring tutti i giorni, anche per andare al lavoro, anche per uscire la mattina, perché appunto non andate ad esagerare. Per cui per il contouring questi sono stati i miei prodotti top. Per quanto riguarda l'highlighting, quindi gli illuminanti, l'illuminante che è uno solo, cioè io ne provo tanti, ma quello che proprio wow, cioè mi piace tantissimo, lo uso sempre, anche adesso ce l'ho, c'è cioè, un effetto meraviglioso, è un prodotto super low cost della I Love Makeup Goddess of Love Triple Baked Highlighter Golden Goddess. Bellissimo ragazze, cioè veramente il top, top, top degli illuminanti, un illuminante che costa 3 euro. Credo, l'ho usato tantissimo e cioè, è bellissimo, è meraviglioso, cioè, è un highlighter stupendo, non c'è niente da dire, è perfetto, no, non ha glitter, è facile da sfumare, non crea patacche, potete sfumarlo con le dita, con il pennello, con quello che vi pare. Rende sempre benissimo, è dorato, ma non col cioè l'effetto è in trasparenza, quindi sulle guance rimane questo effetto dorato, ma non è eccessivo. Meraviglioso, veramente meraviglioso. E siamo arrivati alla fine di questo video in cui vi faccio vedere il top, proprio che mi ha lasciato così
perché, cioè, io vi ripeto, come ho detto prima, non sono un amante dei trucchi costosi, cioè se devo spendere per un solo prodotto 30, 40, 50 euro, voglio che questo prodotto mi lasci veramente senza parole o che non mi venga in mente un prodotto dal medio costo o addirittura dal costo bassissimo che abbia le stesse performance, se non anche meglio. Per esempio, questa primavera Dior propose gli ombretti quelli liquidi, cioè ragazzi, erano una cosa immonda. Costavano 35 euro, costavano un occhio della testa e sinceramente non so chi abbia avuto il coraggio di metterli in commercio perché erano veramente schifosi, cioè non, orrendi. Comunque, per non tirare le lunghe, questo prodotto mi è stato regalato, non l'ho acquistato, mi è stato regalato perché appunto volevano che io lo provassi. E ragazzi, io sono rimasta senza parole. Il prodotto di cui sto parlando è questa cipria di Chanel, la Poudre Universelle Libre Natural Finish Loose Powder. La tonalità che utilizzo è la 30 Naturelle, quindi è una cipria diciamo da non troppo rosa, non troppo gialla, dal sottotono neutro, e cioè io veramente sono rimasta stupefatta. Vi crea proprio una pelle di porcellana. Voi la stendete, io la stendo con una spugnetta di queste di lattice perché ne prendo tanto e vado a tamponare e contorno occhi, lascio una decina di minuti e poi spolvero con un pennello e l'effetto è proprio meraviglioso. I pori sono affinati, la pelle sembra di porcellana, cioè io non so come faccio a far diventare tutti i fondotinta strafichi tipo photoshoppati in faccia, però cioè veramente meravigliosa. Provatela, cioè non so se è possibile provare un prodotto del genere, però veramente se volete una cipria che vi veramente vi esalti tutto il make-up del viso, questa qua di Chanel è veramente ottima, io veramente la adoro, spero che Chanel la faccia per sempre perché non credo che comprerò più altre ciprie. Continuerò ad utilizzare questa per sempre finché Chanel la farà. Super top 2015. E niente, questi erano i prodotti che mi sono piaciuti di più per il make-up del viso. Come potete vedere, non ci sono blush perché credo che quest'anno non ho comprato blush. Ne ho così tanti che non mi sono avventurata nell'acquisto di altri blush. Anche perché, voglio dire, ci sono sempre i soliti colori, rosa, pesca, non so, aranciato. Cioè, non ho avuto l'occasione di sperimentare con nuovi blush e vi posso assicurare che io c'è stato un periodo che acquistavo solo blush e mi sono un poco disintossicata da questo trip del blush. Però spero che questo riassunto di prodotti top vi possa tornare utile nei vostri acquisti. Se anche voi avete utilizzato uno di questi prodotti, lasciatemi un commento, fatemi sapere il perché vi è piaciuto o il perché non vi sia piaciuto. Io vi mando un bacio grandissimo e vi aspetto sempre qui sul mio canale. Ciao!